È con piacere che ospito qui nella sede del Severi l'evento Valdarno Premia, ISIS Valdarno Premia, dedicato agli studenti eccellenti. In questa occasione saranno consegnate 3 borse di studio alla memoria di Gabriele Duva, che è stato uno studente della nostra scuola e proprio in questa classe, in quest'aula, a lui dedicata. L'amministrazione Finanza e Marketing è un indirizzo storico del nostro istituto che ha frequentato Gabriele Duva e che continua a fornire tutti gli anni studenti eccellenti e meritevoli. Durante questo evento saranno consegnate anche altre 8 borse di studio agli studenti e alle studentesse che lo scorso anno scolastico hanno terminato gli studi con 100 e lode agli esami di maturità. Sono molto fiera del mio percorso di studi finora, che mi permetterà poi a marzo di riuscire ad andare in America grazie a un progetto di scambio culturale. Volevo ringraziare tutti per questo premio e soprattutto la famiglia di Gabriele Duva che continua a valorizzare ogni anno questo indirizzo di studi tecnico-economico. Sì, questo è il 7º anno che la nostra associazione premia i ragazzi meritevoli delle classi terze, quarte e quinte di questo istituto ed è un riconoscimento dell'impegno che è un piccolo incentivo per continuare in questa strada e per un giorno realizzare, si spera, ognuno di prossimo. Sì, un'iniziativa importante che segue quella iniziata già diversi anni fa, che vede insieme in sinergia l'ISIS Valdarno e l'associazione Gabriele Duva, un'associazione che nel ricordo di Gabriele che ha studiato proprio in questa scuola porta avanti iniziative destinate agli studenti e in questo caso un premio al merito scolastico, perché è bene sempre ricordare che la scuola e lo studio implicano un impegno importante e quindi è fondamentale valorizzare il merito. Ringraziamento quindi all'associazione, sono Francesco Cinquanti da Gabriele Duva che da diversi anni portano avanti iniziative di questo tipo dedicate ai ragazzi del nostro territorio e all'ISIS Valdarno che si mette a distinguere sempre per iniziative di questa natura, quindi fornire formazione, cultura, conoscenze e anche opportunità per i ragazzi che frequentano questo istituto.